Tra le tantissime feste patronali che arricchiscono la cultura popolare italiana, in particolare quella del centro-sud, c'è anche la festa di San Domenico, il santo che protegge dai morsi di serpente che quest'anno a Cocullo ha accolto più di 13.000 visitatori. Il rito ha origini antichissime e nel tempo si è trasformato in una festa tra sacro e profano che non passa inosservata, forse anche perché in tanti non vedono l'ora di avere un incontro ravvicinato con San Domenico Abate, ma soprattutto con i veri protagonisti dell'appuntamento, i serpenti. Nei mesi precedenti alla manifestazione, nei campi intorno al paesello ne vengono catturati in centinaia. Partecipano al rito diversi esemplari, alcuni lunghi fino a 2 metri, dalla natrice al saettone, ma anche il biacco, il più piccolo e anche il più aggressivo, perché morde, ma tutti, assicurano gli organizzatori, sono privi di veleno e quindi innocui per l'uomo. Tu sei di Cocullo? Sì, sono di Cocullo. E questi caimano che esemplari sono? Questo si chiama biacco, è il tipico serpente che si vede spesso che ti attraversa la strada molto veloce. Ma mordono? Sì, questo è un tipo di serpente che ha un'abitudine di cacciare usando la velocità, quindi per difesa lui morde sempre. Il momento culminante dell'appuntamento è quello dopo la messa, quest'anno celebrata da Monsignor Michele Fusco. Un'intercessione, una supplica alle autorità, finché presto si riapra il santuario di Cocullo. I serpari coprono la statua con gli esemplari che nel giro di pochi secondi avvolgono la testa e il corpo del santo, dando inizio alla processione per le strade del paese, alle quali partecipano anche le autorità civili e militari. È una rete che cresce sempre di più, è sempre più forte, ma è una rete che sicuramente intorno alla figura di San Domenico cerca quella che è la spinta giusta per ridar vitalità non solo a Cocullo ma a tutti i piccoli centri dell'Italia interna. È la prima volta che è a Cocullo? Sì, è la prima volta che partecipo a questa processione. Devo dire che da quando sono bambino ho negli occhi questa processione grazie a un quadro che era un fratello di mia madre, mio zio, che era un ebanista e faceva quadri intagliati nel legno, in bassorilievo, e tra questi c'era questo bellissimo quadro con la processione dei serpari. Mi ha incuriosito da sempre, quindi è una cosa che mi porto dentro sin da piccolo e sono molto felice di essere qui oggi. Continua anche l'attesa del comitato organizzatore per essere riconosciuti bene dell'UNESCO. No, non mi è stata ancora sottoposta, ma penso che sia davvero appropriata come tradizione. Credo che questa tradizione non abbia nulla da invidiare a tante altre che hanno ricevuto analogo riconoscimento. Dopo la celebrazione i rettili vengono restituiti al loro habitat perché svolgono un importante ruolo per l'ecosistema. Che grazia chiedi a San Domenico? Che mi fa prendere tante serpi.